L'Aquila Reganatese va in scena al Gran Sasso d'Italia nella terza giornata di Serie D Girone F, con i 2-10 del match pronti a innescare emozioni. Neroverdi col 4-3-3 con Casella che prende il posto dello squalificato Alessandretti e Reganatese col 3-5-2 con Ferrante che poco prima del fischio si ferma ai box. Al suo posto c'è Spezzano con Bruzzechesse e Cusumano Braccetti. Il primo pericolo al quarto è di marca ospite con il tiro di Alferi che costringe Michelin in tuffo in angolo. Un minuto dopo si accende Banegas, ma Misuraca e Belloni non completano l'opera. Al minuto 16 la Reganatese riparte e fa malissimo ai rossoblù. Oggi in casacca nero-verde. La fuga di Gomez è perfetta nei tempi. Il cross per D'Angelo, idem. L'11 ospite di testa trova l'angolino sorprendendo tutti, compreso Michelin. L'Aquila 0, Reganatese 1. Aquilani che 4 minuti più tardi chiedono il rigore per probabile tocco di mano di Bruzzechesse, ma Pica lascia correre tra le proteste vibranti di squadra e pubblico. Nemmeno Giampaolo trova lo specchio sul destro deviato in angolo un minuto dopo. Poco dopo la mezz'ora, invece, l'Aquila si fa pericolosissima. Banegas ricama per Giampaolo, ma Del Bello compie un miracolo deviando in angolo. Dal corner seguente, Casella trova l'impatto, ma non la porta giallorossa, portandosi le mani nei capelli. Al 40esimo si accendono gli animi con il già ammonito Raparo che ostruisce la battuta della punizione a Misuraca. Leggero capannello, ma Pica lascia correre senza sanzionare l'episodio. Daniel Giampaolo, di gran lunga il migliore, ci prova anche da piazzato. Il destro è quasi perfetto con l'incrocio che dice no al pari, che sarebbe a questo punto strameritato. Al replay rivediamo il tutto. L'Aquila insiste, ci crede e all'ultimo secondo della prima frazione di gioco raggiunge la meta. Di Santo è bravo a crossare nel cuore dell'area, ma la cornice al quadro la mette Belloni che di testa, con uno stacco dominante, indirizza la palla dove nascono e crescono le ragnatele. L'Aquila 1, Reganatese 1 e tutti a riposo. Come nel primo tempo, la prima ad affacciarsi è la Reganatese, con Michelin costretto al corner sul tracciante di Mordini. Poi sbaffo a tu per tu con l'estremo di casa, non infierisce col colpo di testa. Abruzzesi che sfruttano gli spazi in ampiezza e Giampaolo che si guadagna, con una dose di furbizia calcisticamente evidente, una punizione sul lato corto dell'area. Siamo al minuto 57. Il destro è velenoso, la mischia seguente è clamorosa, l'ultima spinta al pallone la dà Del Pinto facendo esplodere di felicità l'idolo a Concia. Al 70esimo Belloni e Misuraca lasciano spazio all'ex Guido Baldi Giandonato a conferma di una rosa ampia e ricca di scelte. L'Aquila vuole mettersi al sicuro e attorno al minuto 82 crea ancora un pericolo in area giallorossa, ma nessuno riesce a stoccare il tiro giusto per andare sul doppio vantaggio. Passano 3 minuti e l'Aquila rischia di confermare una vecchia legge del calcio. Mantini cincischia in area, sprecando sul più bello. Reganatese che riparte immediatamente e Mordini che col mancino cestina l'occasione. Ospiti che ci provano fino alla fine, quando né D'Angelo né Sbaffo arrivano a concludere nel faccia a faccia con Michelin. L'Aquila torna alla vittoria dopo il pari di Termoli e guarda con ottimismo al prossimo big match sul cammino dei rossoblù. Ora c'è la Samba.